Con l'avvento della tecnologia e l'utilizzo sempre maggiore di strumenti come macchine fotografiche digitali o altri strumenti per riprendere le immagini direttamente in formato digitale, l'uso degli scanner è diminuito moltissimo. Ciononostante, se fosse necessario utilizzare uno scanner piano per scannerizzare delle immagini, un metodo che io utilizzavo tanti anni fa era quello di mettere più immagini sul piano dello scanner e mettere un foglio di colore a contrasto con le immagini da scannerizzare in modo che fosse più veloce scannerizzarle in un solo colpo per poi procedere a tagliarle. Ora voglio mostrarvi come, anche se le immagini fossero posizionate non in modo regolare sul foglio, come Photoshop provvederà a ritagliarle e raddrizzarle in un solo passaggio. La funzione la trovate nel menu Automatizza e si chiama appunto Ritaglia e raddrizza foto. Quindi queste tre immagini col foglio grigio verranno in un solo passaggio trasformate in tre scatti. Eccolo qua, l'operazione è già stata fatta e troviamo le tre immagini, una, due, una, tre, semplicemente già ritagliate, raddrizzate, pronte per essere elaborate una dopo l'altra. Molto semplice ed utile. Grazie.